Ciao, eccoci qua. Siamo pronti per iniziare alla Commissione Toscana Costiera e Arcipelago. Siamo già puntuali, come sempre, alle 14.30 e forse siamo i primi, altri non se ne vedono ancora. Oggi si discuterà appunto sull'insediamento, è la prima riunione di questa commissione, e poi andremo in conferenza stampa con il Presidente Rossi e il Presidente di Commissione Antonio Mazzeo, che introdurrà ulteriormente per la stampa quelli che sono gli argomenti e il lavoro che sarà svolto da questa commissione. Diceva Enrico, introdurrà appunto quello che sarà il nostro lavoro, che è quello che ci preme di più, perché c'è molto da lavorare per la costa. Non per niente è stata dedicata una commissione straordinaria apposta per i problemi della costa. Quindi a noi ci interessa concretizzare quelle che sono le richieste che ci vengono dal territorio e in qualche maniera farcele proprie e cercare di fare qualcosa veramente per lo sviluppo della Toscana costiera per i prossimi 5 anni. Dobbiamo cercare di fare in modo che la Commissione lavori il giusto tempo sulla fase conoscitiva, perché i problemi ormai sono noti, ma impegnarsi il più possibile fin da subito nella fase delle ricette proposte per risolvere il problema. È una fase molto delicata dove noi ci abbiamo lavorato molto, dobbiamo interrogarci che cosa produrre, come produrlo, come utilizzare le infrastrutture, quali sono quelle importanti e avere una visione di insieme strategica proiettata verso il futuro.